Hello guys, benvenuti ad un nuovo video, altro vlog. Oggi dobbiamo uscire, dobbiamo andare a vedere la Reggia di Caserta e altre cose. Io comunque sono già pronta, sono la prima. La prima pronta, vabbè, a parte ragazzi, però sono la prima pronta delle donne, che è un record. E sì, e quindi usciamo. Update gola, stamattina avevo di nuovo mal di gola, però sono riuscita a dormire bene. E ho preso un occhi stamattina e ieri notte, quindi speriamo che piano piano vada via, più che altro perché penso che sia un inizio di raffreddore, quindi non voglio ammalarmi per il resto del viaggio. Però comunque sia, come al solito, io ogni volta devo ammalarmi. La moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu a ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma il sordo per Camel, chi te li dà la borsetta di mamma? Tu vuoi fare l'americana, americana, americana, ma sei nato in Italia. Il prossimo siamo in arrivo blu. A Caserta. Prima. Termine corsa del treno. Questa roba pastiera? Borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americana, ma sei nato in Italia, senta me, Carlo di Borbon. Picnic. Bella. Ma non è che è dietro magari, tu ti stai... Ma secondo me è dietro, ci sono i giardini. Allora aspetta che mi sposto. Allora ci avviciniamo. Avviciniamoci. Dimmi quando smetti di vedere i miei piedi. Qua si fanno foto. C'è proprio un bel tempo, c'è proprio un bel tempo. Ok ragazzi, siamo arrivati alla Reggia di Caserta e vi faccio vedere un po' il posto. È enorme, immenso, soprattutto la parte di davanti, e sì, speriamo si possa filmare dentro, non so quanto, però proviamo a filmare qualcosa per farvi vedere. Così grande,
Wow. Cioè, già innamorata. Vabbè. Io mi sono già innamorata delle scale. Poi devo fare sicuramente i balletti per Capodanno. Cioè, guarda il tetto. Cioè, questa è una palla enorme. Enorme. Cioè, guardate la parte di su, il soffitto. Meraviglioso. Stanze, appena sentito qualcuno dire 1200 stanze, ragazzi, cioè immaginatevi, stupendo. Cioè, immaginatevi quanto tempo ci è voluto per fare soltanto il soffitto, cioè io non riesco a concepirlo. Cioè, poi ci sono queste porte altissime, immense, e ogni sala è più bella dell'altra. Cioè, ogni sala è più bella dell'altra. Sì. Desidere vasa, non è peccato. Ma vasti me le vite stu suona. La parte inglese è tutta. Tu mi guarda con l'occhio e passione, io da parlo ma tremo ne mano, e sì che sta per te non è bene, ma sai di dicerlo bene. Ma c'è dizionario italiano-tedesco. Vocabolario siciliano. Siciliano, dantesco, wow. Alcuni libri sono anche andati a male un po'. Infatti, dopo tutti questi anni.
Dov'era il presepe reale? Guardate quanta gente e quante statuine. Tantissime. C'è proprio anche i cavalli, l'asino. Sfido chiunque ad avere un presepe del genere a casa sua. Qui dentro allo stagno invece di dire mano in pasta al ristorante, oh, siamo nelle storie di mai nella pasta. L'altra volta stavo litigando con il papà del bimbo perché arrivava a metà percorso, logicamente è caduto, perché non ti rendi conto, la discesa è veloce, sì, prende esatto, velocità, esatto. E il ragazzino logicamente tentava a frenare, certo, il ginocchio si è rotto tutto. Sono sceso dal mezzo, il papà ha detto, oh, mi fai la cortesia, io lo prendo perché è piccolino, ma io la cortesia a te non te la farei proprio. Certo. Cioè, ti rendi conto di dove l'hai portato? Esatto, ma poi se lo leggono lo fanno. No, ma almeno se no mi ha detto, veramente, mi dai un po' il contratto per favore. Esatto. Mi dai il contratto. Ah, perché? E vedi sul contratto che sta scritto. Sta tutto il percorso, devi girare giù alla fontana di Eo. No, ma proprio... Ma anche le persone grandi, attenzione, anche noi ci possiamo fare. Perché non ti rendi conto, va? Ah, c'è il cinghiale! Ma io lo vedo anche in treno.
Ciao ragazzi, alla fine, mamma mia, sono stanchissima, ho i piedi distrutti, abbiamo camminato veramente, veramente tanto, mangiato tanto, però ci siamo divertiti tanto. E adesso siamo ancora così, cioè, che è quasi l'una, il programma di domani sarebbe andare a visitare Sorrento. Però, cioè, non lo so, ho notato che alla fine ogni volta che facciamo programmi, cioè almeno le persone che conosco, facciamo sempre programmi, alla fine non riusciamo mai a a stare nei programmi che abbiamo fatto. Come vedete, mi è stato, sono così, cioè morta, situazione gola, giusto per darvi un update, il bruciore mi si è sgonfiato, è andato via, però a furia di prendere medicina e ne ho preso una anche adesso prima di andare a dormire, perché mi sento che mi si sta ingrassando la gola. Però vediamo, speriamo che almeno per il tempo che arrivo in Sardegna riuscirò a farmela passare. Comunque, questo è tutto per oggi ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo presto con un altro video. Vi mando un grandissimo bacio da Napoli. Ciao.